Corpus Hominis 2017 è stato molto seguito da tutta la città, abbiamo avuto più di 5.000 spettatori e abbiamo cercato di rendere vero il sogno che questo progetto 4 anni fa aveva, e cioè di raccontare la città in modi diversi. Quest'anno l'abbiamo fatto con tanti artisti, in particolare con Ramin Bahrami, Luca Micheletti, Lucilla Giagnoni e poi nel finale con Sergio Rubini, ed è stata una settimana che ci ha dato l'opportunità di raccontare il tema che è partito dalle Beatitudini, è arrivato a sognare la città, con diversi eventi che sono stati molto, molto seguiti. Sicuramente il festival anche quest'anno ha unito ancora di più i partner che hanno voluto questo progetto 4 anni fa. È stato un lavoro di organizzazione intenso che però deve la sua realizzazione a un team molto unito che ha fatto in modo che tutti gli eventi potessero funzionare a pieno. Sicuramente scegliere la piazza Paolo VI è stata una sfida che abbiamo accolto molto volentieri dalla commissione artistica e che abbiamo reso possibile grazie a tutta una serie di collaborazioni. La speranza è quella che il festival possa proseguire, che non si fermi qui, perché il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato intenso. E quindi ora non ci resta che iniziare a pensare a come preparare l'edizione 2018.